La quinta tappa del Giro d'Italia partirà tra poco da Mileto, la città di Mimmo Vulzumì. Beh, per il vostro grande concittadino è il coronamento di un sogno, lo aspettava da tanti anni, c'erano stati tanti passaggi, ma finalmente la carovana parte da qui. Sono molto contento per voi, per la Calabria, per Mimmo e per questa terra fantastica che ha sempre amato il ciclismo. Il Giro d'Italia parte da Mileto, la città di Mimmo Vulzumì. Ieri sera ci siamo visti, poi ero venuto qui anche alla presentazione della tappa l'anno scorso, dopo la presentazione del Giro, e oggi la tappa è interamente in Calabria, sarà una tappa interessante perché è abbastanza difficile e potrebbe anche cambiare la maglia rosa oggi. Ma io ringrazio l'amico Mimmo, appunto Vulzumì, perché mi ha dato il piacere di ritornare in questa splendida cittadina, e dove lui veramente sta creando qualcosa di straordinario, a portare il Giro d'Italia in una comunità così piccola non è cosa da poco, ma solo la sua simpatia, la sua bravura è riuscita a fare tutto questo. Poi mi ha coinvolto e sono orgoglioso di aver conosciuto delle persone splendide, star seduto ieri sera a tavola con il direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli, ha avuto con un mito come Moser e parlare dei fast così lontani da altri miti come Bartoli, Coppe, e commentarle con un mito vivente quale Moser, e poi soprattutto non sta a me raccontare qualcosa che col mondo del ciclismo io lo vedo con l'altra ottica, la vedo dall'ottica di osservatore, di studioso del territorio, perché attraverso il mio lavoro non mi sono mai limitato di fare dei gioielli con del metallo e delle pietre sopra, racconto delle storie. Qui siamo in una zona magica, per esempio io vicino abbiamo i Mazzoli di Soriano, abbiamo le ceramiche di Cero Carne, tutti questi illustri personaggi, abbiamo donato appunto queste ceramiche, queste maschere apotropaiche, queste maschere magno-greche, e loro vedono anche un pezzo di cultura. Ma poi soprattutto il percorso che andiamo a fare oggi non è la solita strada che fanno in tutte le altre regioni, qua si passa dalla pianura, dalla collina, alla montagna, i Monti della Sila con un altro piano bellissimo, e sino ad arrivare praticamente poi all'altra montagna, al Pollino, quindi dove a un certo punto si vedono i due mari, il Tirreno e lo Ionio, mari invidiatici sin dai tempi di Ulisse. Quindi questo è soprattutto grazie a Vulzumì, che è un biglietto da visita bellissimo, perché possono vedere che la Calabria non è quello che solo alcuni massimidi devono far credere, ma la Calabria è arte, cultura, è un territorio meraviglioso. È una manifestazione, come abbiamo avuto modo di dire, bellissima, molto allegra, che ci riporta un po' di giovialità su questo territorio, ma è anche un appuntamento molto importante dal punto di vista sia sportivo sia anche della promozione turistica culturale. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati per l'organizzazione dell'evento, che è stata un'esperienza molto bella. Oggi si conclude per la tappa di Mileto, il giro continua. Un augurio a tutti i ciclisti, a tutta l'organizzazione del giro, un saluto al direttore Mauro Vegni e a Mimmo Vulzumì, sempre in prima linea nell'organizzazione di questi grandi eventi. Grazie anche a voi per essere stati vicino a noi con varie interviste, e questo serve per rilanciare l'immagine del territorio.